Scientifica d'accordo, proporrei uno spazio per le domande a questo punto. Prego, Silvia, al microfono per consentire di fare delle domande. Grazie. Buonasera, sono Giorgio Dennoschi, sono un pensionato residente a Potenza Picena da circa 4-5 anni. Mi vorrei prima di tutto congratulare con gli organizzatori di questo convegno interessantissimo e saluto tutti i relatori che hanno illustrato in modo egregio, diciamo, queste problematiche. Prima di venire alla domanda, che in parte mi è stato risposto, vorrei fare una riflessione su stamattina. Un signore ha fatto un intervento, penso che era un signore che ha fatto un difesa d'ufficio e apparteneva era un ministeriale. Diciamo che legittimamente ha fatto un difesa d'ufficio perché è giusto che ognuno prenda la parola e dica la sua, no? Si è lamentato del fatto che si usano anche termini tipo drammatici per illustrare certe situazioni. Vede, io penso che persone Scusi se la interrompo, possiamo fare in modo che ci sia meno eco? Perché qui è difficile proprio comprendere il discorso. Un altro invito che facciamo a chi fa le domande è di dare la possibilità anche agli altri di farle, quindi di non fare delle premesse ma di fare soltanto le domande, per favore. Finisco subito. Cioè, le persone come la professoressa Mazzarella, che da persona diciamo della società civile cerca di rompere il muro di gomma con cui si confronta, qualche volta ci costringe a usare termini drammatici, perché noi abbiamo dall'altra parte persone che ci raccontano delle frottole, e questo ovviamente ci fa male, perché quando dice che il radar è puntato in alto, vuol dire tutti sappiamo che un radar è puntato in basso per cercare di individuare gli aerei che volano a quote molto basse. Qual è la domanda? La domanda è questa. L'indagine epistemologico, che avete fatto qui a Potenza Picena, molto interessante, ma sarebbe interessante confrontarlo pure con altre realtà, no? Dove c'è un radar dello stesso tipo di potenza, dove c'è una popolazione più o meno come Potenza Picena, per cercare di avere un risultato oppure una ricerca più a largo raggio. Grazie a voi, grazie. Qualcuno vuole rispondere? Professor Sperini, invitiamo anche chi risponde a essere veramente sintetico, perché ci sono tante persone che vorrebbero parlare. Grazie. Dottor Alessandro Brancaccio del Ministero della Difesa. Allora, avrei due o tre domande e qualche chiedo risposta. Scusa, stiamo aspettando la risposta da parte del professor Sperini. Un secondo soltanto. Non l'ho capito. Massimo. Se si ha un minuto di pazienza... Poi mostreremo i risultati di un monitoraggio a tappeto di un comune in cui su un colle molto più alto di questo è completamente irradiato. Cioè faremo vedere proprio la mappatura. È un lavoro che secondo me è molto importante da fare, però magari se avete un attimo di pazienza poi vi farò vedere le slide di questa cosa. Comunque è scontato, ci sono i lobby, ci sono i gradi di dipendenza, è sicuramente esposto, così come ad alture molto più alte dove stanno le stazioni radiotrasmittenti che devono arrivare molto lontani, l'irradiazione è molto più, ancora più diffusa. Un'altra domanda? Io avrei dato una risposta. Si può alzare in piedi così la vediamo? Così? Si può alzare così ve la vediamo? Intanto avevo una risposta, prima qualcuno aveva domandato qualcosa sugli NDB, sugli NDB posso rispondere velocemente, gli NDB in effetti sono delle forti sorgenti di campo elettrico, però a quelle frequenze i limiti sono anche alti, perché il SAR a quelle frequenze risulta anche un valore molto basso. Comunque
Di NDB il Ministero le ha fatti chiudere quasi tutti, proprio perché qualche stazione NDB era proprio in prossimità di abitazioni civili. Quindi proprio per quanto nei limiti questi NDB sono stati chiusi. Quindi questa era la prima risposta, perché non aveva avuto risposta a quella domanda. Per quanto riguarda anche l'intervento di un attimo fa di quel signore, io non è che non sono sensibile a questo problema, ci mancherebbe altro. Io ho avuto anche mia figlia che ha avuto un osteoblastoma, però non è che io ci ho fatto un problema cercando di attribuirlo a qualcos'altro. Comunque, a parte questo, quindi per dire che io non è che sono insensibile a queste problematiche, ci mancherebbe altro. Due cose volevo dire. Rapide, per favore, perché lei tra l'altro ha anche già parlato stamattina e ci sono tante altre persone. Scusatemi, però volevo dire una cosa. Intanto c'era un grafico che ho visto che non mi tornava tanto, cioè il discorso di che nell'arco degli anni è aumentata l'incidenza di tumori dovuta al cellulare. Su questo mi fa un po' pensare, perché sapete tutti che adesso i cellulari e quindi le stazioni radiobase emettono molto meno, proprio perché hanno aumentato il numero delle stazioni radiobase. Quindi mi torna un po' strano che aumentino i tumori quando in realtà le potenze che escono dai cellulari sono inferiori. Il mio primo cellulare sparava circa 120 volt su metro, adesso forse si arriva a 10. Comunque, per quanto riguarda invece lo studio epidemiologico, una domanda secca. Non ho sentito parlare di fattori confondenti. Cioè, mi spiego, io sono stato consulente per la causa che c'è tuttora per il discorso. La domanda qual è? La domanda è, io volevo capire se in questo studio sono stati esaminati i fattori confondenti, cioè parlo. Allora le risponderà professor Brizzi non appena eccolo, se ha la possibilità. Per me indicarci... è importante sapere se sono stati esaminati l'incidenza dovuta a persone che allora, fumano, se prova a bevono, tradurre, perché l'audio non è... Il tufo. Non si sente bene. Diceva se lo studio epidemiologico che avete condotto avete anche tenuto conto dei fattori confondenti. Ecco, voleva sapere se ne avete tenuto conto, se li avete individuati nel vostro studio. Questa è la domanda che... L'invito ad una risposta rapida, la prego. Allora, intanto abbiamo fattori confondenti, intende dire ambientali o fattori confondenti proprio precisi di qualche tipo? Perché bisognerebbe anche... Lei penso che conosca benissimo lo studio Marconi che è stato fatto per Radio Vaticana e zone circostanti. Lì sono stati esaminati, per dire, anticrittogamici, il tufo, il benzene, gli elettrodotti, tutto quello che può in qualche modo cambiare le conclusioni, perché ci sono fattori proprio che possono cambiare le conclusioni. Anche se io quello studio non lo approvo, perché mi aspettavo certe cose, come non ho visto qua, cioè mi aspettavo una diminuzione di incidenza al decrescere della distanza, cioè io mi aspetterei che più ci si allontana più diminuiscono le incidenze di tumori. Non l'ho visto qui, non l'ho visto neanche nello studio Marconi veramente, però lì ho visto che hanno esaminato molto gli aspetti confondenti che ovviamente devono essere esclusi da una statistica. Non si può considerare tutti quanti quando c'è gente che fuma, beve, è vicino a una stazione di rifornimento. Riusciamo a fare un passo oltre rispetto a questa domanda, altrimenti diamo spazio agli altri, nel senso che sono stati analizzati i fattori confondenti da voi? Allora, in realtà l'analisi è stata fatta da quelli che hanno fatto la rilevazione, hanno rilevato l'esposizione. Poi i fattori confondenti ce ne possono essere, ma... Ma negli studi epidemiologici, diciamo da profana, da divulgatrice, nel senso si analizzano dei fattori causali e si vede se c'è una interrelazione causale. Bisogna vedere poi se c'è. Ovviamente io ho detto che questa analisi non è ultimativa. Non credo che studi epidemiologici come Interfon o altri che hanno studiato la cancerogenicità dei cellulari abbiano considerato contemporaneamente anche problemi di inquinamento chimico o di altro genere. Più che altro è che anche il territorio è piccolo, per cui non è che siamo andati a andare a analizzare un'area di 5.000 km quadrati, cioè non credo che le condizioni al contorno siano molto diverse se escludiamo l'esposizione al radar, non lo so. Ci sono altre domande?
Io sono un tecnico e quindi non sono molto pratico di queste cose, però sono inorridito di fronte a quello che ho visto, scritto e sentito che qui dall'86 al 91 è stata fatta uno studio da parte dell'università dove si è riscontrato quali sono stati i fattori di rischio delle persone adiacenti al radar nel raggio di 2,5 km. Vi chiedo, l'amministrazione comunale, i tecnici, sono stati informati di queste situazioni? Sì, sì, la professoressa Giovannella Maggini Mazzarella ha inviato raccomandate a tutte le amministrazioni. Quando questo è successo? Prego? Negli ultimi 30 anni. Se mi dispiace se lei abitando qui non ha avuto un'informazione del grande attivismo che ha fatto la professoressa, però le possiamo assicurare che ha investito di questo problema anche la magistratura e anche la regione, tutti gli organi competenti. E quindi quello che facciamo oggi è anche un portare alla luce e a conoscenza, coinvolgendo la popolazione di Potenza Picena, questi dati che fino ad oggi purtroppo sono rimasti inascoltati e che dovevano rappresentare un campanello di allarme per stimolare delle reazioni e ulteriori indagini da parte degli organi competenti. Se fino ad oggi non è stato fatto abbastanza, come noi riteniamo, cerchiamo oggi in questo momento di fare il punto della situazione, insomma. Ecco, allora, in quella zona sono state fatte negli ultimi anni, decine di lottizzazioni con non so quante centinaia di abitazioni. Quindi e rischi... questo è un motivo di ulteriore preoccupazione. Ecco, grazie, allora, noi stiamo facendo la stessa cosa qui, quello che è stato fatto con quelli che hanno fatto l'Eternit e che hanno infestato l'Italia di materiale tossico. Quindi io ritengo che quando ci sono queste cose si dovrebbe imporre alle amministrazioni e chi di competenza di non redigere impianti vicino a queste zone che sono pericolosissime. Negli ultimi 30 anni non ci siamo riusciti, speriamo di riuscire a farlo presto. Ci sono altre domande, altrimenti passiamo alla fase successiva. Prego. Gianni Lannes, giornalista. Vorrei rispondere al signore che parla di fattori confondenti, gente che beve, gente che fuma. Beh, vorrei ricordare che la legge quadro, la 36 del 2001, fa una deroga sull'inquinamento provocato dai radar militari. Beh, se parliamo di fattori confondenti, c'è il segreto militare, poi il segreto di Stato, le omissioni, gli insabbiamenti e quant'altro. Grazie. Grazie. Diamo inizio adesso a un commento da parte del dottor Bonapace. Dopo. C'è spazio. Può accendere questo microfono? Si sente? Allora, no, volevo effettivamente riprendere il discorso dei fattori confondenti perché condivido la posizione che è stata espressa, che è un elemento indispensabile in una ricerca epidemiologica. Questo non c'è dubbio, ed infatti sono in corso. Il problema che mi sembra di dover sottolineare è che i dati sono stati presi non come scheda di missione ospedaliera come alcune regioni italiane hanno e da cui si possono evincere tutti i dati sulla persona, sul suo comportamento, perché la scheda di disposizione ospedaliera, credo che lei lo saprà visto che è così preparato, è basata su una normativa europea che è stata tra l'altro aggiornata anche recentemente, la IDM 222 mi pare che si chiami, adesso mi sfugge il numero esatto, e che prevede appunto tutta una serie di precise definizioni. Tra il 1986 e il 1991 non esisteva la scheda di missione ospedaliera, quindi l'operazione che è stata fatta è stata quella di andare ospedale per ospedale e prendere le cartelle cliniche, come è stato sottolineato, che non necessariamente riportavano, tutte le caratteristiche comportamentali della persona, del soggetto che era stato indagato. Quindi, nonostante il problema ce lo siamo posti, e come se ce lo siamo posti, perché condivido che è fondamentale, proprio alcuni casi non si possono evincere perché sono o troppo vecchi oppure non dichiarati. Infatti l'altro aspetto importante, credo che in questo studio andrà fatto e verrà verificato, è per esempio l'incidenza della patologia per quanto riguarda l'età, capire se c'è un anticipo o un ritardo o no dell'età di insorgenza della patologia. Tutte queste cose sono fondamentali, però io rispondo anche in un altro modo. Allora, il Ministero, mi sembra che lei è ministeriale, allora favorisca, non
blocchi le azioni di tipo di questo tipo, favorendo proprio indagini epidemiologiche così accurate e non facendo esattamente il contrario, perché a livello ministeriale, non suo, intendo dire a livello di ASL, come è stato anche suggerito qua dentro già, il problema è che le indagini epidemiologiche non vengono fatte tra esposti e non esposti. Lei parla di fattori confondenti e di distanza dalla sorgente. A parte che la distanza dalla sorgente, come ha giusto ricordato il dottor Brizzi, è talmente minima tra i diversi esposti, che non è certo chilometrica, quindi la distanza non può essere così rilevante. Ma ripeto, se l'indagine epidemiologica fatta dall'autorità competente non confronta esposti con non esposti, penso che sia peggio che non poter valutare il fattore confondente, che, ripeto, sono d'accordo, è fondamentale. Non so se mi sono spiegato. Grazie, professor Bonapace. Posso ancora dire una parola? Dunque, a proposito di indagine epidemiologica, noi abbiamo fatto quella 86-91 con la nostra buona volontà e con quella degli ospedali che ci hanno dato una mano. Ma poi, adesso, sono 9 anni che abbiamo chiesto un'indagine epidemiologica sulla tiroide, un'indagine epidemiologica sul morbo di Crohn. Chi è che ce la dà? Chi ce la dà? Sono 9 anni che la stiamo chiedendo, ma non per un gusto nostro, perché sono i medici preoccupati di quello che sta succedendo sul nostro territorio, anche per l'indagine epidemiologica sulla tiroide. Va bene? Questo signore che c'è qui in rappresentanza del Ministero, faccia presente lo schifo che c'è qui da noi. Va bene? Grazie, professoressa Mazzarella.